Dopo il via libera di Consob, oggi Euronext completa l'acquisizione di Borsa Italiana SPA per un totale di 4 miliardi e 444 milioni di euro, oltre il valore di 4,325 miliardi annunciato lo scorso ottobre. L'importo aggiuntivo spiega la holding dei listini europei guidata dal CEO Stefan Buzhnak, riflette la liquidità generata dal 30 giugno. Due grandi protagonisti, naturalmente, che sono Intesa Sanpaolo e CDP. Equity, CDP avrà il 7,31%, Intesa Sanpaolo invece l'1,3%, intanto il titolo cercherà, scusate, intanto Intesa cercherà di aumentare poi la propria partecipazione dall'1,3% all'1,5%, quindi si tratta comunque di un'entrata ancora più importante. E non solo, il data center si sposta naturalmente di Borsa Italiana da Londra a Bergamo. Questo anche è un altro cambiamento significativo per il momento. Ma che cosa cambia per gli investitori, per tutte le persone naturalmente che stanno scambiando su Piazza Affari, Guido? Beh, sicuramente per quanto riguarda l'operatività, attualmente non ci sono grandi cambiamenti perché gli intermediari hanno avuto, come si dice, cambiamenti con la Brexit. Nel momento in cui c'è stata Brexit, se vi ricordate, per le autorizzazioni degli intermediari, per l'operatività si tratta di accesso al mercato. Ovviamente, quali sono i cambiamenti principali? Come hai detto tu, avere anche una sede fisica in Italia può essere importante non solo per quanto riguarda il valore immobiliare della zona, ma anche come prestigio e immagine. Il secondo punto, secondo me, che nessuno ha ancora sottolineato è che questi 4 miliardi sono la vendita dopo che nel 2007 Borsa Italiana era stata acquistata per 1,9 miliardi. Quindi, se noi andiamo a calcolare mediamente, c'è stato il London Stock Exchange, ha avuto un ritorno anno di 12, del 12,7%. Quindi Borsa Italiana è stato un buon business, perlomeno come vendita da parte del London Stock Exchange. Quindi è un elemento che ha creato valore Borsa Italiana. E da qui staremo a vedere se questo valore su Euronext tramite Intesa. Tra parentesi, su Intesa negli ultimi giorni i volumi erano molto alti, soprattutto degli istituzionali sul titolo. Forse un po' perché la notizia qualcuno già la sapeva, era nell'aria, e ha spinto a rialzo Intesa in un periodo in cui i bancari hanno un pochino sofferto e si è Intesa trascinata anche Unicredit come settore. Quindi Cassa Depositi e Prestiti e Intesa saranno importanti, hanno un ruolo importante. La cosa però fondamentale è l'apertura internazionale, perché abbandonare Londra, che insieme all'America e all'Asia sono le piazze, diciamo, più visibili come liquidità, come quantità a livello internazionale, l'Europa deve trovare un suo, diciamo, o partner o espandersi più verso le piazze estere, anche se Euronext è molto importante anche per quanto riguarda titoli di Stato, la parte obbligazionaria e tutto ciò che Borsa Italiana, il patrimonio che Borsa Italiana si porta dentro. E ricordiamoci che l'obbligazionario con i tassi, con la BCE, con tutto quello che succede, è un tema importante e quindi fondamentale. Quindi staremo a vedere il ruolo centrale di Borsa Italiana, quale sarà all'interno di Euronext nei prossimi mesi, con le prime, diciamo, decisioni importanti. Ecco, tra l'altro le borse europee, soprattutto quelle francesi e italiane che applicano la Tobin Tax su alcune azioni, naturalmente, secondo te sono meno competitive rispetto alle altre borse, non solo europee, naturalmente. Ma in questo caso parliamo comunque delle partecipate di Euronext, quindi soprattutto borse europee. Però attenzione, appunto, in Europa è mancato un coordinamento perché l'Italia e la Francia hanno Tobin Tax, altre no. Quindi anche in questo caso il problema è di coordinamento tra legislazione europea, non è le borse, ricordiamoci, sono soggetti quotati privati con interesse pubblico, mentre la Tobin Tax sono decisioni degli stati, dei singoli stati, anche se si parla a livello europeo di farla, però potrebbe essere appunto un intralcio rispetto ai mercati concorrenti. Io mi auguro che venga eliminata o attenuata la Tobin Tax perché si vuole punire la cattiva finanza, ma poi ci va di mezzo l'investitore medio, il piccolo investitore, perché logicamente il grande investitore riesce a fare le operazioni over the counter in un'altra maniera e quindi trova una via per fuggire dal pagamento Tobin Tax. E quindi è un balzello perché i volumi si sono poi ridotti, l'abbiamo visto in Italia, da quando è stata introdotta Tobin Tax, sono aumentati quando il mercato sale, ovviamente, quello sì, ma è dovuto alle condizioni di mercato. Ogni elemento che
che blocca le negoziazioni, secondo me è un elemento negativo. Più che adeguare a Tobin tax, se tutti i paesi europei chiedessero Tobin tax, probabilmente sarebbe, secondo me, un elemento che ci farebbe incassare più tasse perché aumenterebbero i volumi eseguiti. Quindi bisogna valutare bene, giustamente dicevi tu, la Tobin tax, se a livello europeo si prende una decisione, ma in senso opposto di quello che sta succedendo. Anche perché le tasse sulle aziende, la proposta americana di mettere un minimo sulle tasse, su big tech, sulle grandi multinazionali, quello può essere un terreno comune e su quel terreno si potrebbe rimettere la Tobin tax e quindi eliminarla perché appunto c'è solo in alcuni paesi europei, in altre parti non c'è, quindi non ha senso. Beh, qui hai toccato un punto importante, quindi giusto per capirci, tu preferisci una proposta di tassazione globale sulle negoziazioni al posto di una tassazione comune europea? È quello che stai dicendo? No, sto dicendo che bisogna equipararsi, tutti hanno la stessa regola, quindi se c'è una tassazione europea e mondiale globale non ci sono arbitraggi fiscali tra paesi, quindi più si va verso una direzione comune e meno c'è fuga di capitali, più introduciamo tasse interne come la Tobin tax o altre e meno capitali importiamo, quindi io preferisco un'uniformità a livello globale, europeo e meno balzelli, soprattutto interni, soprattutto in Italia perché siamo le maestre in questo, quindi se si uniformano le aliquote, anche se è difficile, o si uniforma la tassazione finanziaria, ci sono meno arbitraggi fiscali e quindi c'è una concorrenza più paritaria, più pulita. Se no, non si creano paradisi fiscali, ma arbitraggi fiscali in paesi dove la tassazione è più bassa, sì, avviene anche in Europa, ovviamente. Questo non va perché da qui non nasce un'Europa fiscale unica, perché ci sono paesi che hanno preferito un vantaggio fiscale, non è una colpa, ovviamente, paesi che hanno invece una tassazione più alta come Italia e Francia. Bisogna trovare un punto di equilibrio. Se si trova il punto di equilibrio, anche l'Europa, secondo me, potrebbe crescere in maniera più snella. Nel frattempo, oggi S&P Global ha tagliato il rating di Euronext a BBB con outlook stabile per riflettere l'aumento del rischio finanziario. Questa è la spiegazione degli analisti. Tu sei d'accordo con questa decisione o meno? Allora, dovremmo vedere i competitor e i bilanci, però ribadisco, sono soggetti a imprese private, le borse, le banche, da quando è stato le riforme nei vari anni, nel 98 col TUF, sono soggetti privati, ricordiamocelo. Un tempo le banche erano pubbliche, c'era il concorso per lavorare in banca, oggi sono tutti soggetti privati, quindi un rating ci sta, perché logicamente bisogna vedere il business. Se hanno fatto bene o meno non lo so, perché bisogna vedere se questo acquisto porta vantaggio o meno. Al London Stock Exchange dopo tanti anni ha portato una plusvalenza, niente male. Speriamo sia così, porti Borsa Italiana vantaggi a Euronext e a se stessa. Ok, grazie mille, grazie mille. Intanto stiamo vedendo il grafico di Euronext in rialzo dello 0,83%, nonostante questa spesa che hanno citato appunto gli analisti della S&P, spesa legata naturalmente a questa acquisizione di 4 miliardi e 444 milioni, un pochettino sopra rispetto alla somma iniziale. Grazie mille, Guido Genacri, Trading Room di Roma, buon pomeriggio e alla prossima. Grazie a voi e buon proseguimento settimana.